A mio parere ero un po' confidente, non sono uno che parla fuori quando sto all'esterno, faccio le cose, eccetera, ma l'altro giorno mi sono trovato in una simpatica e ispirante conversazione con un prete in un bar. Sono entrato e c'era questo prete che stava dentro un bar dicendo di tutti i colori, proprio che stava lì a casa lui, che stava così, diceva, perché tu sei un bugiardo, perché tu, proprio dico così, no? E perché tu andrai all'inferno. E io mi sono fermato e ho detto, ha ragione, perché c'è scritto nell'Apocalisse che i bugiardi saranno nello stagno di fuoco. Il prete si è fermato così. È come se si fosse sentito investito di una spiegazione. Sì, però attenzione, ha detto, dimenticandosi, no, di quello che stava. Bisogna distinguere tra peccati veniali e peccati mortali, perché lei sa che il peccato veniale, e ha cominciato a spiegare la differenza tra un peccato e l'altro. Poi io stavo guardando e dico, ma a me sembra che un peccato, no, perché il peccato qui dice Santa così, no? Sei fermato e tu sei un bugiardo e andrai all'inferno. Perché tu hai fatto un peccato mortale perché avevi intenzione? Insomma, là lo stava dicendo così, però. Volte da orbi. E questo mi ha fatto pensare l'atteggiamento della Chiesa e dei cristiani nei confronti dei peccatori, di quelli che sbagliano, diciamo anche dei nostri confronti. E grazie a Dio c'è una buona notizia, quando noi diciamo che abbiamo una buona notizia da portare. Io non so se è una buona notizia per voi dire, guardate, io vi dico che c'è un Dio giusto davanti a cui noi compariremo e che vi giudicherà con giustizia e con rigore. Beh, questa è una notizia che non è tanto buona da parte mia, cioè se io dovessi andare davanti a Dio e pensare che lui mi giudicherà con giustizia e con rigore, secondo tutto quello che io ho fatto, beh, forse è meglio che mi trovo un grande avvocato difensore. E grazie a Dio questa è la buona notizia, che Dio non ci giudicherà secondo il peso dei nostri peccati, ma secondo il suo amore, la sua grazia, l'apertura che ha fatto e l'accettazione che abbiamo fatto nella sua vita. Questo è che un Dio di amore cerca l'uomo e vuole portarlo con sé, vuole salvarlo. È giusto richiamare qualcuno al peccato, e a parte la differenza, io ricordo questa differenza quando ero piccolino nella Chiesa Cattolica tra peccato veniale e peccato mortale. È perché me l'hanno insegnato e io dicevo sempre, ma il vostro peccato che sto facendo, ma ero piccolino, che peccato è? Poi andavo dai miei fratelli, no, questo è mortale, questo è mortale. E io ci ho detto, allora andavo, forse l'ho già raccontato, dicevo, che devo fare? Devo andare a accendere un cero. Io andavo a accendere il cero, c'era Sant'Antonio vicino a casa mia. E la mia paura era, ma forse questo cero si spegne perché qualcuno ci soffia sopra. Io sono. Ecco, io credo che oggi, e oggi voglio parlare un po' a braccio, sono tante cose da dire, e non le ho scritte, va bene, ma veramente voglio parlarvi da quello che sto vivendo in questo periodo. Ecco, io credo che tanti credenti anche, e anche quello che noi facciamo vedere all'esterno, è forse una chiesa che cerca il peccatore per buttarlo ancora più giù nel profondo dell'inferno. Non stiamo portando una buona notizia nel mondo. E io stesso, e questo credo che sia la più bella cosa che si possa avere nella vita, sentirsi accettati. Ne parlavamo con Tony venendo qui, quel parente che così si comporta così, non mi accetta, eccetera. Pensate che è bello sentire che Dio mi accetta per come sono. E volete riaprire la vostra Bibbia in Matteo al capitolo 9? Perché qua c'è in un'occhiata il nucleo del Vangelo, della buona notizia. Ecco, questa è la buona notizia. Non che un Dio che è giusto ci giudicherà giustamente, ma che un Dio d'amore ci giudicherà secondo la sua grazia. Questa è la buona notizia del Vangelo. Infatti qua c'è la chiamata di Matteo di cui abbiamo parlato e abbiamo detto più volte anche, ma che messia è questo che si sceglie come collaboratore della gente con cui neanche un caffè ci saremmo presi? Infatti al versetto 10 dice, mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo era un esattore delle tasse, uno odiato dal popolo, molti pubblicani e peccatori vennero
e si mise a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Gesù non chiede chi sei, che fai, però evidentemente erano nomi, no? Pensate, qualcuno viene a casa mia e fa di quello un peccatore. Ma che c'ho scritto in fronte? Erano nomi, per essere peccatori. I pubblicani sappiamo che erano i gentili, quelli che erano al di fuori della religione ebraica. Eppure Gesù è con queste persone che si mette a tavola. E infatti ci stanno i farisei. Allora io non so tu a quale partito vuoi appartenere. Io, anche perché ci sto dentro tutto, sto con i pubblicani e i peccatori a tavola con Gesù. Andiamo un attimo al capitolo 15 di Luca. Il capitolo 15 di Luca forse è uno dei capitoli più belli della scrittura. Un capitolo che parla delle persone, delle cose perdute che vengono ritrovate. E c'è un inizio con questo capitolo 15, tra l'altro si trova soltanto in Luca questa storia, la famosa storia del figlio prodigo. Quando io ho letto questi versetti sono stato illuminato dal mio modo anche di leggere la parola di Dio. Versetto 1 del capitolo 15. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Gesù accoglie i peccatori e mangia con loro. Amen. Questa è la buona notizia. Gesù accoglie i peccatori. Ti senti un peccatore? Ti senti qualcuno che non fa le cose giuste davanti a Dio? Ti senti che la tua vita proprio non è benvenuto nel club? Puoi stare a tavola con noi. E questa è la buona notizia. Vedete, Gesù citerà in questo versetto un brano dal libro del profeta Osea. Imparate, dirà ai farisei, siamo nel capitolo, di nuovo, capitolo 9 di Matteo, quando dice, i farisei dopo ciò dicevano ai suoi discepoli, ma perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma perché Gesù cerca i pubblicani e i peccatori? Perché la Chiesa, siamo contenti se qualcuno entra qua vestito bene, oggi ti hanno detto due volte che sembra un testimone di Geova, e io non so come sono vestiti, io un po' mi piace vestirmi bene per il Signore, ma ciò come siamo vestiti è da dentro, e dentro siamo pieni di stracci, e dentro siamo pieni di quello che ognuno di noi sa, che forse al Signore non piace. Ma sentirsi accettati in questo senso, sentirsi che il Signore ci ama comunque, ci vuole, e vuole stare a tavola con noi. E loro fanno questa domanda, ma perché lui mangia con queste persone? Ma Gesù li ascolta e dice, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E poi dice, adesso andate a rileggervi le scritture. Andate a leggere le scritture che voi insegnate. Ce lo sta dicendo anche a noi, fratelli. Quando noi facciamo un elenco delle persone con dei peccati, questo sarà salvato, questo non sarà salvato, questo va un peccato. E dice, andate a imparare cosa significhi. Voglio misericordia e voglio sacrifici. E dobbiamo andare nel libro di Osea. Sapete, Osea era un profeta a cui il Signore di stesso sposa una prostituta per far capire come il mio popolo si è prostituito agli altri dei. E Osea era un libro di quelli forti della scrittura, ma c'è al capitolo 6 c'è un bellissimo dei versetti che secondo me fanno risplendere questo libro come tra i più ispiranti della scrittura. Non so se avete mai letto, perché quando uno legge inizio dice, ma questo è un profeta che sposa una prostituta, no, questa è luci rosse, non è adatto, è adatto a un pubblico adulto, meglio che vada avanti. Eppure in Osea al capitolo 6 sono queste parole bellissime che quei farisei quel giorno avranno letto. Che cosa diceva quel maestro, quello strano, quello che mangia con i peccatori, di andarci a rileggere Osea? Però rileggiamoci insieme. Israele si è prostituito, è andato lontano da Dio, è in esilio, ha fatto di tutto e di più e dice, questo è Dio, venite, torniamo al Signore, perché Egli ha strappato, ma ci guarirà, perché ha percosso, ma
ci fascerà. E qua c'è un'assonanza a Gesù, dice: in due giorni ci ridarà la vita e il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. Versetto 3: conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffia la terra. E al versetto 6, il versetto che Gesù citerà, dice: perché io desidero bontà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. Questa mattina vedo qui, pensavo che non ero veramente contento di parlare a voi, ma pensavo che qui dentro ci fossero 50 persone che non sanno niente di Gesù, 50 persone che si sentono indegne, che si sentono sporche, che si sentono lontani da Dio, perché questa è la buona notizia che dobbiamo portare alla gente. La sua venuta è certa ed egli verrà a noi come una pioggia che bagna la terra in primavera. Adesso che i fiori che spuntano, poi mi dice: hai visto i fiori sul balcone? E io vento, andrò all'inferno. Sì, che li ho visti, invece non li ho visti per niente, no? Perché i fiori escono fuori, cioè abbiamo quel balcone fiorito, come la pioggia di primavera per bagnare la terra. Pensate che bello questo della vita di un cristiano. Io sono accettato da Dio, lui mi ama, lui vuole che io viva eternamente con lui. Il capitolo 5 di Romani è pieno di questo discorso. Andiamo un attimo nelle Romani al capitolo 5, perché dovete poi rileggervelo a casa se volete con calma. E lui dice: c'è una grazia, la grazia di Dio. Cioè, la grazia è, possiamo dire, l'amore di Dio all'opera. La grazia è l'amore di Dio all'opera. Il capitolo 5 di Romani dice: siamo giustificati per la fede e abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo pace. Il nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia della quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E il versetto 8: Dio mostra la sua grandezza, ecco la buona notizia, del proprio amore per noi, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E bella questa cosa. Quando non meritavamo niente, e quando eravamo lontani, lui è morto, Gesù Cristo. Questa è la buona notizia del Vangelo, è quella che noi dobbiamo portare, comunicare. Però la lista dei peccati veniali e mortali, che poi se ti sbagli tra uno e l'altro sono dolori, ma io pensavo che fosse veniale, però è mortale. Noi ci gloriamo di questo. E qualcuno ha detto: beh, ma allora se c'è il nuovo, me ne sento le parole. Allora che vuol dire? Che possiamo peccare, possiamo fare quello che vogliamo? Allora dobbiamo comportarci bene. Allora, io anche questo mi rendo conto che sono cose che ci diciamo spesso, ma è l'amore che ci spinge a fare qualcosa di bello per il Signore, perché ti senti amato, ti senti accettato. Infatti al capitolo 6 dice: ma che diremo dunque? Rimarremo nel peccato perché la grazia abbondi? Ah, visto che c'è la grazia di Dio, io rimango nel peccato. Ma no, fratelli, questo ci prendiamo in giro. No, di certo. Noi che siamo morti, come diremo ancora per il peccato? Allora la parola di Dio ci incoraggia. Questo è il messaggio che io volevo portarvi questa notte. A non fare la lista dei peccati nella nostra vita, perché perdiamo. Perché dice la parola di Dio: non c'è un uomo giusto in questa terra, neanche uno. E anche la persona più giusta, la persona più... Oggi sentivo parlare un grande personaggio, un grande cardinale, si chiama Gianfranco Ravasi, tutte le mattine lui legge la scrittura fatta in un mese sul canale 5. Io pensavo, questo uomo era seduto al centro di una navata con un bel anello, no? La parola di Dio aperta davanti. Pensavo, Dio, anche questo uomo lo conosce. E questo uomo avrà nella sua vita sicuramente qualcosa che
che il Signore dovrà perdonare. Quindi se ti senti lontano da Dio, se senti che non te lo meriti, se senti che sei sporco, benvenuto nel club. Perché questo è un posto, è un ospedale. Si dice che la Chiesa è un ospedale alle porte dell'inferno. Prima dell'inferno c'è la Chiesa che deve sanare, deve portare questa buona notizia. E non vuol dire che questo significa che io dovrò peccare, fare le cose sbagliate, perché tanto c'è la grazia. Perché non è così. La grazia di Dio, ecco, noi stiamo studiando il Vangelo di Giovanni il giovedì, il mercoledì, e sono contento che ci sta portando per delle cose, vorrei incoraggiarvi a essere presenti. E il Vangelo di Giovanni, soprattutto all'inizio, è tutto un incontro di Gesù con persone che non meritano di essere incontrate. Che noi avremmo detto, chi c'è oggi in agenda? Oggi è giusto che io incontri il sindaco, il magistrato, il giudice. Ma che c'è? La samaritana, no? Lasciamo la perdita, che catrice, ha avuto 5 mariti, questa che ci ha avuto un suo marito, il figlio di qua, il figlio di là, il... Che c'è? Nicodemo. Tutte persone che non meritano di essere incontrate. Eppure Gesù incontra, per loro, una parola di salvezza. Abbiamo studiato tanto la samaritana, ricordate, la donna al pozzo, che dice, vai a chiamare tuo marito, effettivamente c'è uno di 5, questo non è mio marito, ma come Gesù parla con una donna samaritana? E questa è la bella notizia, che tutti hanno un'opportunità nella vita di avvicinarsi a Dio. Io volevo concludere questa mattina, perché nonostante ci abbia tante cose, poi alla fine la parola di Dio deve parlare al nostro posto. E credo che sia un altro versetto che un po' come Matteo 9 racchiude lo spirito di Dio. Io sono venuto a cercare i peccatori, ma dopo che li ho cercati questi peccatori, e dopo che loro hanno accettato di seguirmi, qualcosa deve cambiare da loro. Infatti siamo, vorrei leggere, se voi avete la vostra Bibbia, nella lettera di Tito al capitolo 2, siamo verso la fine della Bibbia, verso l'Apocalisse che abbiamo iniziato a citare. Ed è interessante che Paolo, scrivendo questa lettera, dice a Tito, ma è di queste cose che tu devi parlare. Lascia perdere le cose che interessano soltanto alle donnicciole che vogliono soltanto discutere, eccetera. Queste cose di cui dobbiamo parlare, queste cose di cui questa Chiesa deve parlare. Ha detto bene Massimo nella tua preghiera, non bellissima preghiera, eccetera. Fa che possiamo far vedere il volto di Dio al gente. Lettera di Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio che salva per tutti gli uomini si è manifestata. E ci insegna, una grazia si manifesta e ci insegna a rinunciare alle impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, con lo santo. Io non vi sto chiamando al peccato, ma vi sto chiamando a questo. Se c'è la grazia, se l'abbiamo gustata, siamo chiamati a vivere in questo mondo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli, è qui il punto, la bella notizia, ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità, da ogni peccato, e purificarci un popolo che gli appartiene a zelante. Parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi. Se questa Chiesa parlerà sempre di più di queste cose, della grazia salvifica di Gesù, di come noi dobbiamo cambiare la nostra vita, di come se sei un peccatore sei ben accettato da Dio, noi siamo accettati da Dio perché siamo dei peccatori e perché per quanto possiamo fare le cose per bene, se non c'è la grazia di Dio che ci illumina, saremo sempre perduti. Lo dirà Nicodemo, lo spirito soffia dove vuole, tu non puoi fare niente, devi soltanto accettarlo se soffierà su di te. Ci ha dato se stesso per riscattarci da ogni iniquità e purificarci un popolo che gli appartenga a zelante delle opere buone. Non so come è finita la discussione fra quel prete e quel poveraccio, ma sicuramente non sarà andato a casa molto sollevato. In questo senso di questo peccato mortale che gli ha messo sulle spalle. In questo mondo c'è bisogno di buone notizie, portiamole.